Buon pomeriggio, buon lunedì a tutti. Eccoci per una nuova diretta e soprattutto una settimana che si prospetta molto intensa, con diversi collegamenti, diverse chiacchierate con tanti amici. Vi posso sicuramente spoilerare che tra questi avrò il piacere di fare una chiacchierata con Massimo Torti, segretario nazionale di Federazione Moda Italia. Quindi nei prossimi giorni vedrete, diciamo, pubblicizzato, troverete, diciamo, notifica di questa prossima diretta, ma oltre a lui ovviamente continuerò a fare visita a diverse boutique italiane e ci saranno anche delle chiacchierate con dei brand, con delle aziende, sia piccoli progetti, nuovi, start-up, che ovviamente nomi che già sono sul mercato da diverse stagioni e stanno dicendo assolutamente la loro da questo punto di vista. Mi sto per collegare con Cesena, con Stefano Foschi, titolare insieme alla sua famiglia delle boutique Monti di Cesena, appunto. Ci siamo collegati con lui venerdì. Venerdì Instagram ha avuto qualche piccolo problema, quindi con enorme dispiacere non era stato possibile salvare e poter ricondividere con tutti voi questa chiacchierata. Quindi mi dispiaceva parecchio. E oggi ho deciso di tornarci. Quindi qualche secondo di pazienza, vedo e vado a intrufolarmi in casa sua, all'interno di una delle boutique appunto del gruppo di Monti. Oggi abbiamo anche cambiato location, quindi sono contento anche di questa sorpresa. Stefano, ti ringrazio molto. Come stavo anticipando, raccontando, noi abbiamo avuto una piacevolissima chiacchierata venerdì. Ma con Instagram ho avuto qualche piccolo problema tecnico, quindi la diretta di venerdì, quella bella chiacchierata, purtroppo non è stata poi possibile condividerla e questo mi dispiaceva molto, ci tenevo ed è per questo, insomma, mi sono permesso di chiedere la tua disponibilità ed eccoci qua, come sempre sei super carino e torno con piacere a Cesena. Oggi, sbirciando, siamo all'interno della vostra boutique donna. Sì, esatto. Buongiorno a tutti, innanzitutto. Buongiorno a te. Ci ritroviamo dopo qualche giorno. Siamo qui nell'ambiente, nella boutique del negozio da donna. È il nostro negozio, la nostra boutique principale, quella da dove tutto è partito, diciamo. In questo momento siamo al piano superiore, dove abbiamo tutte le collezioni di abbigliamento donna e dei vari brand, da Gucci, Prada, Fendi, tutte un po' le nostre prime linee. Al piano di sotto, che è il piano terra, dove c'è l'ingresso, ci sono tutte le collezioni degli accessori. L'altra volta non eravamo riusciti a collegarci da di qua perché stavamo un attimino allestendo e quindi c'era un po' troppa confusione. Eh sì, come dicevamo l'altro venerdì, qualche giorno fa ci siamo collegati dalla boutique uomo, oggi siamo dalla donna, che è un po' il vostro, diciamo, headquarter, da dove un po' tutto nasce. E da questo punto di vista, proprio da lì vorrei partire, nel senso, come eravamo riusciti, ti chiederei di ricominciare, di riprendere, di raccontare la vostra storia che inizia tanti anni fa, dalla tua nonna paterna, e quindi un percorso lungo che oggi continua di generazione in generazione. Esatto, è giustissimo Federico, è iniziato dal negozio, è stato aperto dalla nostra nonna paterna che si chiamava appunto Monti di cognome e da di qui deriva ancora, tutt'oggi abbiamo tenuto questa insegna che ci rappresenta molto e molto spesso veniamo chiamati come la famiglia Monti e alcuni sia in zona che a Milano non conoscono esattamente il nostro vero cognome che è Foschi. Questo qui è un piccolo aneddoto che ci rappresenta. Succede, succede, Esatto. succede. Del re, per tutti siete la famiglia Monti, dai. E per tutti siamo la famiglia Monti, esattamente. E più o meno è stato aperto negli anni 50, era una piccola bottega che vedeva un po' tutto quello che serviva alla vita di allora, e era un piccolo negozio di 50 metri quadrati, oggi più questa boutique è di circa 300 metri quadrati, ci siamo allargati sia nei lati che al piano superiore e al piano inferiore. Qui, dove mi trovo io c'è tutto l'abbigliamento donna, al piano terra invece teniamo tutte le collezioni di borse e accessori e oltre a questa boutique abbiamo altre tre boutique sempre nella stessa via, una esclusiva di calzature uomo e donna
l'altra di abbigliamento uomo e infine la quarta boutique di abbigliamento donna e accessori donna di linee un po' più giovanili. Nella quarta boutique inoltre c'è anche tutte le varie collezioni del bambino e della bambina, del kids. Ecco, come parlavamo l'altra volta, e tu sei arrivato da questo punto di vista proprio a toccare questo tasto, proprio una delle ultime avventure che state affrontando è proprio l'apertura e lo sviluppo della parte dedicata al mondo del kids, diciamo un progetto nuovissimo che deriva da vari vostri ragionamenti, sia ovviamente quello di richieste da parte del mercato, delle mamme e dei papà che volevano anche avere un po' quel discorso del mini me che funziona molto, è molto in voga al momento, sì, ovviamente nello sviluppo dei rapporti con le tante aziende anche del lusso, soprattutto che avete all'interno dei vostri negozi fin da sempre. Sì, è uno sviluppo che abbiamo deciso di partire da circa 2 anni. Abbiamo sviluppato con alcune brand di cui già lavoriamo con la parte adulto. Quindi abbiamo le linee di Moncler Kids, Fendi Kids, Kenzo Kids, Dolce Gabbana. Quindi cerchiamo di sviluppare un po' le linee di abbigliamento della donna e di svilupparle anche nel settore, nel mondo del bambino. Non abbiamo creato un ambiente unico per il bambino, ma abbiamo preferito unirlo a già un ambiente che già avevamo e in cui avevamo già sviluppato delle linee abbastanza giovanili e abbastanza comunque fashion. E quindi abbiamo deciso di inserire il bambino proprio in questo ambiente qui. È una decisione che è partita circa 3 anni fa e che stiamo riscuotendo parecchio successo sia dal punto di vista della nostra clientela locale che dal punto di vista anche dell'online, in cui è una categoria che va molto bene. Senti, come accennavi, tra i grandissimi, diversi nomi del brand del lusso che avete all'interno delle vostre boutique, uno su tutti è sicuramente Prada, che oltre ad essere un nome di riferimento nel mercato internazionale, è un po' anche uno dei brand principali con i quali proprio avete iniziato questo percorso tantissimi anni fa, proprio alle origini stesse del brand, quando sviluppava appena pochi accessori. E ne avete insieme a lui seguito tutto lo sviluppo e ovviamente il grande successo di carattere internazionale. Sì, Prada è stato uno dei primi brand che quando mia madre è entrata a lavorare qui in azienda, all'interno del negozio, ha deciso di inserirlo. E allora era sicuramente un brand meno conosciuto sia a livello nazionale che internazionale, ma che comunque produceva già una linea e una serie di articoli di altissima gamma. È diventato più conosciuto e sicuramente la nostra clientela ce l'ha iniziato a richiedere dai metà degli anni 80, quando è diventato famoso lo zainetto di Prada in vela, le tracolle, e più o meno è il periodo in cui io e mia sorella ci siamo affacciati per la prima volta all'interno dei nostri punti vendita, delle nostre boutique. All'inizio è stato soprattutto un gioco. E per me e mia sorella, poi pian piano è diventata invece una vera e propria passione e successivamente un lavoro. E oggi, come dicevi, ovviamente tu e tua sorella fate ovviamente saldamente parte dell'azienda di famiglia, continuate a portare avanti questa tradizione, ognuno con dei ruoli diversi, perché lei fa più, diciamo, si occupa principalmente del buying, mentre tu che altra parte stai seguendo in questo momento e negli ultimi anni soprattutto? Sì, allora diciamo che io e mia sorella siamo entrati in azienda intorno agli anni del 2010, 2008-2010. Mia sorella ha sempre seguito con mia madre la parte del buying, quindi si trova spesso a Milano e Parigi per gli ordini, sta spesso in negozio dove accoglie le clienti, dove spiega ai nostri collaboratori anche un po' tutto il nostro mondo, dove comunque li fa appassionare perché dopo i nostri collaboratori devono far innamorare ed emozionare i nostri clienti nel momento in cui entrano nei nostri punti vendita.
E io invece mi occupo un po' più della parte contabile, logistica, amministrativa, quindi seguo il nostro online che abbiamo aperto da circa 2 anni e mezzo e seguo un po' tutta la vendita su altre piattaforme con cui lavoriamo e mi occupo di seguire la parte della logistica e dei gestionali. Proprio ci siamo divisi in base alle passioni che ognuno aveva, quindi mia sorella forse aveva più un contatto diretto, gli piaceva più avere un contatto diretto con il pubblico e io invece amavo più, sono un po' più nerd, quindi mi piace di più stare davanti al computer. Senti, sono due parti che viaggiano assolutamente parallele oggi più che mai, che sono in enorme sviluppo per voi, perché comunque da una parte, come dicevi, la parte che ti sta vedendo particolarmente occupato, quindi tutto lo sviluppo del canale di comunicazione social e ovviamente quello legato alla vendita online diretta e tramite piattaforme, quindi indubbiamente in grande evoluzione e in crescita anche per quanto riguarda la vostra realtà. E tua sorella comunque insieme al resto del team nello sviluppo del buying e anche delle boutique, ricordiamo in questi ultimi anni soprattutto, l'avete sempre fatto, ma in questi ultimi anni anche abbastanza ravvicinate l'una con l'altra, anche ristrutturazione e investimenti importanti sui punti vendita fisici. Uno è quello che vediamo, scorgiamo alle tue spalle, che è il punto vendita donna, che ha subito una ristrutturazione completa qualche anno fa, un paio d'anni fa, e più ravvicinata anche la ristrutturazione dell'uomo, che è proprio fresca di forse un anno o giù di lì. Assolutamente, questo punto vendita qui dove ci troviamo è stato ristrutturato nel 2016 con l'architetto Costanzi e è stato sia ristrutturato che ampliato perché nel piano terra l'abbiamo ampliato di circa 80 metri quadrati. C'è un gioco di materiali, di colori che prima non avevamo, partiamo dall'ottone al vetro, alla pietra, al ferro. E ci rappresenta perché riusciamo in un ambiente lussuoso come questo a mostrare al meglio i nostri capi e gli articoli che vendiamo. Anche i clienti hanno da subito dimostrato di un certo piacere a indossare all'interno dei nostri punti vendita i capi che li mostriamo e vediamo che si trovano molto in confidenza sia con l'arredamento che appunto anche con tutto l'allestimento. Grande merito sicuramente anche dei nostri collaboratori che lavorano con noi, alcuni lavorano con noi da molti diversi anni, da prima che io iniziassi anche a lavorare qui in boutique, e i nostri collaboratori che noi cerchiamo di formare al meglio per far innamorare il cliente finale degli articoli che poi dobbiamo vendere. E questo qui quindi dicevamo è stato rinnovato nel 2016 con l'architetto Costanzi, nel 2018 abbiamo rinnovato i locali dell'abbigliamento da uomo dove eravamo la scorsa settimana, nel 2015 avevamo rinnovato le calzature e nel 2019 abbiamo rinnovato il negozio che adesso ospita il Kids e ospita le seconde linee. Cerchiamo ogni stagione o ogni un paio di stagioni di rinnovare ogni ambiente in modo tale che ci sia più freschezza, ci sia sempre qualcosa di nuovo e anche i brand che inseriamo all'interno dei locali siano sempre esposti nella maniera più corretta possibile. Ovviamente, Senti, oltre alla ristrutturazione, dimmi. volevo chiederti appunto da questo punto di vista, insieme ovviamente al rinnovamento dei locali, c'è come sempre grande fermento anche dal punto di vista delle collezioni all'interno, perché oltre che si rinnovano, diciamo, già di per sé, però nelle ultime stagioni sappiamo che c'è stato anche un po' l'avvento di alcune tendenze che sono diventate mainstream, quindi il discorso ovviamente del luxury streetwear, di tante cose che hanno, diciamo, poi creato diverso scompiglio nel senso positivo del termine sul mercato. Questa cosa qui, questo tipo di cambiamenti, di stravolgimenti, anche di nuovi inserimenti,
diciamo, ha coinvolto sia l'uomo che la donna, o più magari uno dei due, diciamo, negozi. Il termine scompiglio mi è molto piaciuto perché quando un negozio c'è un po' di confusione, c'è gente, ci sono molti capi magari sul tavolo perché uno le fa vedere, le spiega tutto, vuol dire che un negozio sta lavorando ed è bello lavorare in modo un po' scompigliato, tra virgolette. E sì, negli ultimi anni c'è stato l'avvento di un po' di diversi brand streetwear che, come per esempio Off-White, Palm Angels, Marcello Burlone, Comme des Garçons e via dicendo, che hanno fatto entrare all'interno dei nostri punti vendita magari una clientela che prima non entrava, una clientela più giovane, una serie di ragazzi, ragazzini che prima magari erano un po' impaurita dai nostri punti vendita, invece adesso con l'inserimento di questi brand che anche sui social sono stati molto pubblicizzati e vengono indossati dai vari influencer e tutto quanto, c'è un nuovo interesse da parte di questi giovani che appunto entrano nelle nostre boutique per vedere, acquistare e indossare questi brand. Non ti nego che a volte alcuni ragazzi entrano anche per farsi la foto, postare la foto con il capo di quel tale brand o via dicendo. Potrebbe essere sicuramente tra i business interessanti. Qualcuno sentivo che la stava provando a sviluppare, anche qua a Milano ho sentito qualcosa del genere, anche un po' un business legato proprio all'affitto dei capi. Un tempo si affittavano gli smoking per le occasioni, però oggi sempre di più potrebbe diventare, diciamo, una nuova tendenza proprio per questa voglia di apparire a tutti i costi e magari. C'è stato anche ovviamente un cambio e comunque l'arrivo e l'affacciarsi all'interno delle vostre boutique proprio grazie all'avvento di tutto questo, di questo mondo qui, quindi con una clientela più giovane, a fare in modo che questa non sia una clientela mordi e fuggi o esclusivamente interessata a quel singolo brand, se non addirittura proprio a quel singolo specifico capo. Questa è una sfida abbastanza complicata perché da una parte ovviamente può generare nuove energie e nuovi introiti al punto vendita, però si rischia di rimanere schiavi di questa situazione qui. La capacità poi ovviamente nello sviluppo dei brand è anche quella vostra di riuscire a coinvolgere questi nuovi utenti, questi nuovi consumatori proprio nell'insieme del negozio, ovviamente con le proprie aree dedicate, però può riuscirsi a crescere, come si diceva un tempo, il consumatore del domani. Sì, assolutamente, anzi è una doppia sfida, perché la prima sfida è in base alla ricerca. Dobbiamo essere bravi noi a trovare il brand giusto, l'articolo giusto, a visionare un po' tutte le collezioni, a guardare i social. Ormai ci sono mille canali in cui il cliente attinge per le proprie informazioni. La seconda sfida è una volta che il cliente è entrato in negozio, che magari rispetto a prima il cliente ora entra più facilmente in negozio se vede il prodotto che gli interessa, è quella di abbinare a quel prodotto che magari il cliente interessa anche saper abbinare anche quell'altro prodotto per cui magari il cliente non è entrato in boutique per quello, ma tu con le tue capacità di venditore, di assistere il cliente, riesci ad abbinarlo. Quindi magari con la t-shirt di Off-White o Palm Angels, riuscirgli a abbinare una giacca di magari tagliatore o altri brand, in modo tale da personalizzare il cliente e sapergli vendere un look completo. Quella è un'altra sfida che sicuramente i nostri collaboratori cercano ogni volta che il cliente entra in negozio. E i ragazzi si fanno consigliare anche in questo. Guarda, ascoltano molto e si fanno consigliare anche su magari look che non rientrano nelle loro più specifiche
da quello che loro si aspettavano, per cui erano entrati, diciamo. Magari erano entrati per la t-shirt e riescono anche con la giacca, magari sopra la t-shirt. Anche quello bisogna essere molto bravi. Decisamente, decisamente sì. Tornando diciamo, a quello che accennavamo prima, no? Adesso simpaticamente io avevo parlato di scompiglio per il discorso proprio di questi cambiamenti che ci sono. Tu, giustamente l'avevi subito ricollegato al discorso di vedere anche movimento all'interno dei negozi, movimento e disordine positivo in questo senso qui, quindi i capi sul banco, cose normali quando un negozio è vivo ed è ovviamente frequentato dai clienti che non devono stare lì, diciamo, a guardare, ma devono poter provare liberamente, toccare, fare e disfare. Questo è un'altra cosa molto importante, nel senso che un po' sia si collega a quella che è un po' la mia crociata, quella del continuare a porre massima attenzione ai negozi fisici e quindi l'importanza ovviamente di vederli il più vivi possibili e poi nella realtà dei fatti che ci sono per fortuna tanti consumatori che hanno il piacere ancora e lo avranno e continueranno ad averlo di fare acquisti nel negozio fisico, ma si collega anche al fatto che ricordiamo, voi siete a Cesena, siete una realtà storica sicuramente che ha molto da dire nel mondo del lusso, con le tante aziende di cui parlavamo, ma è un'azienda che al di là giustamente di una clientela molto giovane che prima poteva avere un po' di paura nell'entrare, come tu dicevi, perché magari non avevate il prodotto giovane inteso proprio che potesse interessare al millennials o via dicendo, però siete comunque da questo punto un riferimento e quindi avete sempre avuto le boutique vive e quindi un rapporto speciale con non solo con la vostra clientela, proprio con la città in generale, no? Quindi dalla semplice occasione che poteva essere un'uscita il sabato sera, piuttosto che proprio occasioni di eventi, cerimonie o ovviamente nel semplice gusto del vestirsi in una certa maniera tutti i giorni dell'anno. Quindi questo qua mi faceva piacere ribadirlo perché io ho avuto la fortuna diverse volte ovviamente di venire a Cesena, di venire da voi dal vivo e sono sempre state la vostra come tante altre dei luoghi assolutamente di riferimento per la città. Questo è importante sempre ricordarlo. Assolutamente, puntare sulla nostra città, sulla nostra realtà, puntare sul Made in Italy, sull'artigianalità dei prodotti, bisogna assolutamente puntare su queste cose qui. Poi ovviamente a fianco ci metti dopo una serie di prodotti che fa parte del lusso, fa parte della ricerca, fa parte di tutta quella serie di prodotti che il cliente vuole e desidera, però noi dobbiamo puntare sul Made in Italy, sull'artigianalità dei prodotti. Viviamo anche in una zona molto vicina ad alcune fabbriche che producono, per esempio, le calzature di primo livello. San Mauro, Sant'Arcangelo è molto vicino a noi, quindi conosciamo bene la fatica che ci vuole a produrre certi prodotti, il lavoro che c'è dietro, e assolutamente noi come boutique dobbiamo puntare su tutto questo. Anche perché siamo boutique di alta gamma, quindi questa è la nostra forza e non possiamo abbassarci a vendere prodotto che magari si trova ovunque e di bassa qualità, assolutamente. È sempre stato, fin da quando mia madre è entrata in azienda, è sempre stato uno dei nostri punti di riferimento e dei nostri cavalli di battaglia. Dobbiamo puntare sul lusso, sulla qualità, sul Made in Italy, su tutte queste caratteristiche che ci contraddistinguono. In un momento come questo, ancora di più. In un momento di crisi come questa, ancora di più dobbiamo puntare sulla qualità. E da questo punto di vista mi ricollego proprio a questo discorso qui e ribadisco, voi da sempre, poi anche proprio le vostre zone in generale, la Romagna, sono sempre state molto vive, sia proprio come città.
interrotto, capiamo un attimo, ecco Stefano, scusami. Grazie. Allora, dicevamo, da questo punto di vista, appunto, la Romagna in generale è sempre stata una zona molto viva, che partecipa in generale proprio come proprio nel suo tessuto sociale e ha molta attenzione anche dal punto di vista dell'abbigliamento, delle mode. Ti ho perso, Federico. Eccoci qua, mi vedi? Ci sei? Ci siamo entrambi? Ci siamo. Dicevo, spero di non, che se no annoio. Allora, zona in generale la Romagna sempre viva, attenta e partecipa alla vita sociale, a quella lì delle boutique, dell'abbigliamento. Penso anche voi possiate essere testimoni di questo, non solo nel passato, ma anche proprio in questo anno particolare di una partecipazione e proprio comunque voglia sempre di rilanciare da questo punto di vista, quindi di partecipare proprio alla vita della città, ma anche e soprattutto quella dei negozi, ripeto, che siano quelli di abbigliamento, ma che siano ovviamente le tante attività presenti nella vostra città. Sì, sicuramente viviamo in una zona benestante. Qui con sede a Cesena ci sono varie industrie che di livello nazionale e internazionale, basta pensare che Technogym o Amadori o Loroge hanno tutti sede a Cesena, quindi viviamo in una zona sicuramente ricca e abbiamo la riviera a pochi chilometri. E sicuramente dobbiamo fare gruppo sia a livello di regione che a livello nazionale. Importante anche il ruolo della Camera dei Buyer, quello che si sta facendo in questo periodo. Importante è agire come filiera, perché se ti metti a lavorare da solo, agire da solo è molto molto complicato. E invece bisogna ragionare come filiera, bisogna ragionare come boutique unite, e soprattutto per quanto riguarda a livello nazionale, quindi sia nel confronto con il governo che nel confronto con altre parti sociali. E bisogna che le boutique italiane siano unite da questo punto di vista. Concordo appieno, un percorso avviato, diciamo, da tempo, accelerato da questa situazione. So che, insomma, state dialogando da questo punto di vista in maniera abbastanza serrata con nuove proposte, situazioni, ma soprattutto anche un po', non tanto un cambio di visione, ma proprio un cambio proprio fattivo delle cose, perché poi sono tante tematiche che erano già sul banco in fase di ragionamento da tempo, ma poi fattivamente avevano sempre trovato un po' di ostacoli e erano state agevolate anche poi da una mancanza di necessità, come spesso succede alle persone normali. Poi tante cose vengono sempre rimandate a quando poi non ci si trova a doverle affrontare davvero le situazioni, no? Esatto, sì, diciamo che questa pandemia da questo punto di vista almeno ha creato uno sviluppo maggiore, ha dato uno sviluppo maggiore, un imprint che magari su alcune questioni eravamo un po' fermi, sì, si parlava, si diceva, però poi non si agiva e invece il fatto di vederci un po' tutti in difficoltà, vederci un po' tutti chiusi, avere più o meno le stesse problematiche. Ci ha unito noi boutique, ha unito questa filiera e ha reso possibile certe azioni che prima non facevamo. Ci riconosciamo molto più adesso, magari come camera buyer, come filiera, come un'unica entità rispetto magari a qualche mese fa, quando ognuno aveva una propria strada, ognuno portava avanti i propri progetti e non badava più di tanto ad altro. Da questo punto di vista, ovviamente, continuerà a essere anche molto, molto importante il cambio di visione, soprattutto di atteggiamento da parte delle aziende e specialmente determinati nomi con cui è sempre stato un pochino più
difficile magari il dialogo, no? Le prerogative erano altre anche da questo punto di vista, però so che state lavorando in questi termini, appunto voi che avete grande storicità e comunque sempre una via di dialogo con queste aziende da diverso tempo saprete sicuramente trovare delle buone soluzioni. Il dialogo con l'azienda è fondamentale, tu ti devi sapere rapportare, bisogna che tra aziende e boutique ci sia la giusta collaborazione. Da parte nostra dobbiamo presentare alle aziende dei piani, cioè noi ci dobbiamo presentare con dei progetti, delle iniziative e ci dobbiamo rapportare all'azienda come azienda. Poi ovviamente con i vari brand bisogna dialogare. E a livello individuale con ogni responsabile, tutto quanto, però noi dobbiamo cercare di scrivere, raccontare la nostra storia, dobbiamo raccontare i nostri progetti, quello che abbiamo in mente, e poi dovremo trovare da parte dell'azienda magari una certa disponibilità e una certa visione comune delle cose. In questo modo si riescono a ottenere degli obiettivi, si riescono ad avere degli obiettivi in comune e si riesce a lavorare bene con un'azienda. Con alcune più facili, con alcune più difficili, però bisogna provarci sempre. Questo assolutamente. Comunque le aziende che lavorano con voi non possono che non essere soddisfatte veramente del percorso, della fedeltà e della correttezza che avete sempre dimostrato e non ultimo appunto questo vostro grande impegno per voi sicuramente, per carità, come imprenditori, quindi anche per togliervi qualche soddisfazione di carattere personale, però comunque va detto anche di grande rispetto, come tu dicevi, di correttezza nei confronti delle aziende stesse e della vostra città, dove continuate a mantenere alta, voglio dire, il nome Monti, non solo come insegna e come contenitore, ma come negozi che qua continuano a rinnovarsi e continuano ad essere veramente di assoluto livello. Io lo continuo a dire, non solo nel vostro caso, ma nel caso di tantissime boutique italiane. Se uno avesse la possibilità di utilizzare il teletrasporto, queste sono boutique che si trovino a Cesena come nel vostro caso, piuttosto che veramente nella piccola provincia italiana, sono delle realtà che ovunque farebbero una figura di assoluto livello e non hanno niente proprio da invidiare né ad altri multibrand esteri, ma spesso e volentieri ai monomarche aziendali. Assolutamente sì. Siamo fortunati perché in Italia, l'Italia è piena di centri storici di primo livello, molto molto belli, e noi possiamo lavorare in degli ambienti, in dei palazzi stupendi. Poi noi ci dobbiamo mettere del nostro, dobbiamo essere bravi a rinnovare, a presentare sempre dei progetti nuovi. Esatto, a creare degli eventi particolari. Prima di questa pandemia noi ogni anno, ogni stagione creavamo degli eventi all'interno dei nostri punti vendita, che era un modo per confrontarci, per parlare con i nostri clienti, per vedere magari alcuni responsabili delle aziende che ci venivano a trovare. Lo facevamo in un pomeriggio, serata, in maniera tranquilla, bevendo qualcosa dietro, non pensando sempre ed esclusivamente al lavoro. Anche queste cose qui, questi eventi qui, sono quelli che un po' mancano da questo periodo, però speriamo che nel breve futuro riusciamo a recuperare anche questi attimi di piacevolezza. Senz'altro, nell'attesa di viverli dal vivo, scusate il gioco di parole, ti chiederei ovviamente di poterci fare un giro all'interno della boutique. Ricordiamo che siamo all'interno del vostro punto vendita donna. Qui vedete più o meno sono un po' tutte le nostre linee. Vedete qui adesso c'è tutto Burberry. Qua ci sono tutte le nostre linee divise per vari brand in corner. Come dicevamo prima, siamo all'interno della vostra boutique, donna stavamo chiacchierando con te dal piano superiore, dal primo Esatto, livello. adesso sto scendendo giù, sto facendo le scale. E vado al piano terra Queste dove scale che sono tra le caratteristiche architettoniche anche proprio e portanti di questo negozio, quindi come sono state ragionate ed inserite all'interno anche con questi proprio giochi materiali, come tu dicevi.
Esatto. grande luminosità. Qui ci sono le nostre vetrine, anche nel piano terra è diviso per corner, vedete alcune delle nostre aziende. Qui c'è il gioco di specchi e la vetrina, vedete la strada. Ecco, più o meno questo è tutto il nostro spazio. E dopo ci sono tutti gli altri negozi che però in questo momento faccio fatica a mostrarti No, no, perché. ci mancherebbe, però ricorda, diciamo, gli altri punti vendita. Allora, qui siamo all'interno del punto vendita donna e sono tutti posizionati sulla stessa via, uno dei corsi principali della città. E cosa abbiamo? Insieme alla donna, a pochissima distanza, proprio nell'immediata vicinanza, abbiamo il negozio dedicato alle calzature e Esattamente, abbiamo il negozio dedicato agli accessori, alle calzature, e anche lì sono tutte le calzature divise per brand. E poi abbiamo il negozio di fronte a noi, abbiamo il negozio dell'uomo ed infine in fondo alla strada il negozio del kids e un po' delle seconde linee, delle linee più giovanili, un po' alternative così. Più o meno hanno tutte la stessa linea i negozi, quindi questo gioco di ottone, di specchi, di vetri, pavimenti in pietra. Ecco, guarda, vi do un'altra visuale. Queste sono le famose scale che hanno fatto impazzire l'architetto per costruirle. E ora ritorno al piano di sopra dove praticamente era da dove vi parlavo, che avevo tutto l'abbigliamento da donna. Eh sì, come dicevamo, come ci facevi anche tu vedere, tutta la parte, diciamo, il piano sottostante dove c'è l'ingresso del negozio è dedicato principalmente, quasi totalmente, a quello che sono gli accessori, le borse in particolare, e tutto il primo piano invece è dedicato a quello che sono le proposte dell'abbigliamento. Esattamente, sì, hai fatto un riassunto completo di tutto la nostra gestione. Senti Stefano, in chiusura, ovviamente non posso che richiedere anche a te il vostro legame con il territorio e quali sono in città e nelle immediate vicinanze, diciamo, i tuoi vostri luoghi del cuore che puoi consigliare a tutti, prima di tutto a me che tornerò presto a Cesena da visitare o da vivere. Vabbè, innanzitutto a Cesena c'è la prima biblioteca pubblica mondiale del mondo, fondata nel 1400, e che contiene ancora i libri di allora, quindi sicuramente, i manoscritti di allora, quindi sicuramente è una delle prime cose da visitare quando si viene in città, fa parte anche del patrimonio dell'UNESCO. Poi abbiamo la Rocca, abbiamo varie chiese molto molto antiche, tra cui l'Abbazia del Monte, e poi comunque c'è tutto la collina, la nostra collina, il nostro mare da poter visitare. Siamo 10 chilometri dalla riviera, quindi non ci consideriamo una città sulla costa, però la presenza del mare è molto forte, molto radicata all'interno di tutti noi. Noi per primi d'estate, quando possiamo, poi andiamo nella nostra riviera. Non resistete al richiamo del mare. No, purtroppo no, è troppo forte. Bene. Stefano, ti ringrazio davvero tanto per questa chiacchierata e mi ha fatto enormemente, ovviamente, piacere potervi venire a trovare nuovamente. Speriamo di poterlo fare dal vivo altrettanto presto. Un abbraccio grande a te, a Camilla, ai tuoi genitori, a tutto il team delle boutique Monti di Cesena. Un abbraccio anche a tutti voi e un grosso saluto a te Federico. Grazie mille di essere Ciao, ciao Stefano, grazie. Ciao. Allora, ringraziamo ancora Stefano, uno del
una delle colonne portanti della famiglia, del team e del gruppo di boutique Monti nel centro di Cesena. Se avrete voglia, sarò prossimamente in collegamento, non oggi, mi prendo un po' di giorno, diciamo di, chiamiamolo di riposo, da gestire diverse scartoffie, email e telefonate, mentre sarà una settimana veramente molto intensa, ricca di chiacchierate, quindi vi terrò assolutamente aggiornati. Grazie come sempre di partecipare a queste chiacchierate. E